sogno. Gli scappati sono scolpiti nell'asfalto. Com'è? Esco presto, chiaro, voglio chiari e l'indiano. C'è l'altra che fa il compleanno. A proposito, auguri in ritardo. Amore, a te come sta andando? Io qua mi annoio un sacco. Parte scrivere, sto registrando. Quando torni ti faccio sentire gli altri. Faccio un giro in auto con Milano, Milano. Kamen Bouali, campione del mondo dall'89 al 92. Che emozione è essere in piazza oggi con tutti questi nuovi giovani campioni? È una grande emozione, perché anche io sono, adesso attualmente faccio il maestro, e quando vedo i ragazzi anche mi sento come loro, anche se non combatto, insegno, sono come loro. Cos'è la prima regola da spiegare a un giovane quando intraprende questo sport? La prima regola da insegnare a un giovane quando intraprende questo sport? È il rispetto, per me, il rispetto ed essere socievole con la gente, si presenta. Nel mio disciplina, quando c'è il ragazzo, entra il primo giorno, le presento a tutti. Gli altri ragazzi, non deve essere strano degli altri, anche il bravo, non è bravo, tutti, per essere tutti uniti, tutti come una fratellanza. Si dice che nella box tutti i più grandi avversari sono diventati i più grandi amici, è vero? Sì, sempre così, il pugilato è una famiglia, quello che vi, che combatte, fanno, dopo il match è finito, siamo amici di nuovo. E allora diamo un consiglio a tutti i giovani che si vogliono avvicinare a questo sport, oltre al rispetto naturalmente. E la box fa parte della, della vita, perché tante, tante persone che non sono felici nella loro famiglia, nella scuola, nel lavoro, tutto. C'è la box amatoriale, c'è la prima inizia con la box amatoriale, dopo si attacca di più, può fare l'agonismo e si ha un dono, può passare professionista. E la box è una medicina per la gente. Campione del mondo il 6 di agosto del 1977, oggi è qui seduto tra il pubblico. Come eri giovane, 77. Diciamo che dovevo ancora nascere. Mia. No, io avevo 24 anni, ero il pugile più giovane, credo, che ha vinto un campionato del mondo. Poi mi sa che mi ha battuto un certo Loris Stecca di qualche mese, però va bene così. Come si pone il pubblico e i giovani rispetto a questo sport? Ma come oggi, non lo so, manca il talento, manca oggi. Io sto guardando questa box con piacere, perché guardare i giovani a me piace. Però manca proprio il talento, quello che
uno da fuori dal ring e dice: Madonna che bravo, Madonna che pugno, Madonna come si muove bene. Ma anche anni di box alle spalle, mini Mosca. Oh, sì. Combatterò per il titolo europeo, sfidante titolo europeo EBU, categoria mini Mosca, appunto come dicevi te, è una grande opportunità e sono contenta di farlo. Ecco perché mi sto godendo la giornata di oggi dove non combatto, perché sono tornata sul ring dopo 5 anni in questa manifestazione l'anno scorso, però oggi me la sto godendo vedendo i miei amici e fra una settimana tocca a me. Beh, non puoi combattere perché naturalmente tu non puoi variare i tuoi pesi e hai delle regole molto, molto serie da rispettare, giusto? Sì, assolutamente sì, non posso sgarrare neanche di un grammo perché devo essere assolutamente il peso che mi è stato dato. Per fortuna nei professionisti il peso si fa il giorno prima, per cui ho anche tempo di recuperare prima del match. Nella vita una psicologa, sul ring? Sul ring anche, perché in realtà poi combattere è tutto un gioco di testa, poi sì, ok, c'è anche l'allenamento, la prestazione fisica, però poi è la testa che fa tanto sul ring. E cosa ti volevo dire? Tanta gente dice: ma quel corpicino lì ce la farà, non è... Tu l'altro giorno mi spiegavi in un'altra intervista che non è solo cattiveria, o principalmente non è proprio cattiveria. No, anzi, il primo sentimento è la stima per l'avversario, perché l'avversario ha fatto esattamente la tua stessa fatica, e soprattutto l'umiltà, nel senso che si sale, si fa quello per cui ci si è allenati, e quindi sono una serie di sentimenti misti quando si è sul ring. Naturalmente in Italia dicono che la box non sia uno sport femminile. Ah beh, chiaramente contrarissima, e anzi è uno sport dove... Io mi era stato chiesto qual è la mia idea come autodifesa, non è tanto nell'efficacia dei colpi, ma è tanto in atteggiamento e in attitudine, talmente tanto che in realtà la metterei nelle scuole io come sport obbligatorio quasi. Si parla tanto di violenza sulle donne, potresti consigliare qualcosa oppure non si può assolutamente abbinare questo sport in una situazione del genere? No, si può e come, perché questo sport innanzitutto, come tutti gli sport da combattimento, non solo il pugilato, ti dona e ti insegna ad avere un atteggiamento poi che ti porti dietro anche nella tua vita e nella tua quotidianità, che sia a lavoro, che sia in giro, che sia in qualsiasi momento della tua vita. In realtà per noi donne è un costruire la propria personalità con certi atteggiamenti dove non ti fanno mettere per prima te stessa vittima, per cui... Mi hanno detto che un incontro si può fermare solo in caso di sangue, è vero?
Ci sono mille motivi per cui si può fermare, anche quello può essere, può capitare. Quindi è vero che ve le date di santa ragione, dai. Ce le diamo, ma impariamo anche a non sentirle e a difenderci anche. Le caratteristiche fisiche e tecniche che deve avere una donna per poter fare questo sport? Ma in realtà non ci sono delle caratteristiche ben specifiche, nel senso che potrebbero farlo chiunque questo sport. Quello che io posso consigliare o posso sicuramente affermare è che per una donna il risultato lo ottiene in realtà con la costanza. Cioè lì dove noi riusciamo a essere costanti nell'allenarci, nel fare quello che gli esercizi, i guanti, tutto quello che è tecnica del pugilato, in realtà poi questo sport premia, soprattutto una donna, perché la difficoltà che ha la donna è la resistenza alle botte, al pugno, alla fatica, ecco. Se riusciamo a essere costanti, secondo me il risultato lo portiamo a casa e anche forse più in fretta di un uomo. Perché... Allora, visto che sei una psicologa, puoi dare un consiglio a tutte quelle persone che si prendono a schiaffi invece per... Visto che sei una psicologa, potresti dare un consiglio a tutte le persone invece che le mani le usano a sproposito? Di tenerle in tasca innanzitutto. E seconda cosa, in realtà... la maggior parte delle volte non è necessario arrivare alle mani, perché basta saper dire la parola giusta nel momento giusto ed è esattamente la stessa forza che ha un pugno quando arriva. E allora grazie Valeria per i tuoi racconti, noi ti lasciamo tranquilla di guardarti e goderti lo spettacolo. Ciao! Ciao! La gente mi ha lottato e qua faccio il bravo ragazzo, ho perso tanto di quel tempo che adesso è un disastro! Le vite e la droga sono infinite, le matite che ritoccano i percorsi delle vite sono fatti di bisogni, sogni un po' di graffite che le penne sono partite, svuotate, finito, visto il giusto nell'errore, un fratello in un traditore, un leone in un roditore, un genio dentro un coglione, non mi dai mille lire come non le dai un barbone, pulito dalle sfide riusci a uscirne da signore, Nerone, sei lettere, metà del mio nome, non permettere al tuo onore, però di non darti valore, tu non smettere, di cercare il tuo io nelle parole, perché Dio sta dopo il sole, proprio dove si muove. Differente, adesso che c'è un sport che comunque dona emozione, che vuole, che era un premio, chiaramente che avrebbe voglia che il mio presidente Oreste Chiari. Grazie, grazie a voi. Grazie mille. E anche la mano. Sì, va a fare il foto di Rino, ma di Rino, perfetto, sì. Foto di Rino. Gira, gira. Gira la tagliettina. Chi vuole fare la foto da dietro? Bravo, vai. Bravo, bravo. La foto.